Durante l'organizzazione della mostra Dico Magistretti, aperta lo scorso 27 febbraio all'Istituto Italiano di Cultura di New York in collaborazione con la Fondazione Magistretti di Milano, sono stati tanti i momenti di esplorazione dell'archivio storico. Tra le tante storie che si intrecciano nei materiali di archivio, ce n'è una che mi ha incuriosito particolarmente, che è quella legata alla sedia Picci. La sedia Picci è uno dei primi progetti di Magistretti, è del 1946 e viene esposta alla Mostra della Rima alla Triennale di Milano e 2 anni dopo alla Mostra di Fede Chieti, sempre a Milano. E come tanti oggetti della produzione di Magistretti, tinge dalla cultura popolare, dall'oggetto d'uso quotidiano e introduce dei temi che sono quelli della produzione a basso costo, della flessibilità, della leggerezza, della portabilità e forse introduce anche dei temi che si intravedono nell'immediato dopoguerra e che saranno quelli legati alla dimensione del tempo libero. Infatti, la sedia Picci non è altro che una sedia a sdraio, una sedia pieghevole, portatile, che Magistretti rielabora elegantemente con una struttura in legno di faggio che sostiene la seduta di tela e con una seconda versione anche più confortevole con dei cuscinetti estraibili. È una sedia che vince la medaglia di bronzo in triennale e che viene prodotta in quegli anni dalla ditta Fumagalli di Meda a un costo di 4.000 lire. La ditta Campeggi nel 2011 decide di reeditare proprio la sedia Picci, una sedia di quasi 70 anni prima, così come a dire che il design di Vico Magistretti è un design comunque senza tempo e ancora attualissimo.